video noi consigliamo ai ragazzi all'inizio di queste unità didattica, di cui non diciamo il titolo, dopo la visione di questo spezzone filmato, la domanda è che noi poniamo loro di cosa stiamo parlando. E quindi a questo punto vengono fuori delle ipotesi, delle suggestioni, dei suggerimenti, dopodiché si arriva insieme a definire il titolo dell'unità, che è la suspense. Le proposte sono diverse. Prima di addentrarsi veramente nel cuore della didattica, proponiamo diversi ascolti e visioni. Un'altra possibilità è quella di ascoltare un audiodramma, e questo è una riduzione della generatore del cuore, dal cuore di generatore di Edgar Allan Poe, con la voce di Giancarlo Giannini. Non saprei dire in che modo mi venne quell'idea, ma cominciò a perseguitarmi giorno e notte. Quel vecchio mi era caro, non mi aveva mai offeso, né desideravo il suo denaro. Credo fosse quel suo occhio, simile all'occhio di un avvoltoio, azzurro, chiaro, velato. Quando me lo posava addosso, mi si gelava il sangue. Così arrivai alla conclusione di ucciderlo e liberarmi di quell'occhio per sempre. Una notte mi decisi. Aprì la porta. Quindi abbiamo un'attività di visione, di ascolto, di ascolto e basta. Facciamo sentire anche un audiodramma che era già castrata, che invece è solo audio, senza accompagnamento musicale sonoro. La sequenza di rumori e di suoni. Se lo volete fare, fatelo veramente. Quello che noi diciamo ai ragazzi è scrivete sul foglio l'elenco dei rumori che sentite. Sirena nel traffico ci fa immediatamente sobbalzare,
l'urlo di un professore che arriva da un'altra aula ci sorprende, così come ci sorprende il silenzio, anche il silenzio è una dimensione sonora di fronte alla quale noi rimaniamo colpiti. Secondo aspetto, anche l'aspetto della musica è un aspetto di cui non ci accorgiamo. Oramai la musica la ascoltiamo da tutte le parti, la ascoltiamo quando entriamo in un supermercato, la ascoltiamo quando entriamo in un negozio, addirittura nelle stazioni, non ci accorgiamo più di che cosa stiamo ascoltando, non ci interessa. E anche quando la ascoltiamo con le cuffiette, lì ancora ci illudiamo di ascoltare. Perché ci illudiamo di ascoltare? Innanzitutto si tratta di musica assolutamente mobile, compressa, che ci portiamo in tasca. E come l'ascoltiamo? L'ascoltiamo in due modalità, o a tutto volume, in maniera che non venga disturbata dai suoni dell'ambiente, con rischio di perforarci i timpani, oppure l'ascoltiamo ad un volume medio e allora a quel punto confuso con altri suoni. Altra cosa, questa musica, proprio per portarcela in tasca, nell'iPod, nel telefonino e così via, è una musica compressa, quindi totalmente priva di frequenze, cioè non è musica pura. Quindi noi non abbiamo alcuna attenzione all'ascolto e le tipologie di ascolto che noi proponiamo ai nostri alunni sono ascolti complessi, perché noi richiediamo loro un'attenzione. E non solo, le proposte che facciamo sono proposte di tipo graduale. Partiamo da Harry Potter, questo brano che voi avete sentito, che è tratto dalla colonna sonora di Harry Potter e la pietra filosofale, in cui loro distinguono precisamente una successione di suoni, dal miagolio al cigolio, ai vetri infranti. La seconda tipologia di ascolto è una tipologia di tipo narrativo, dove l'elemento principale è la voce. Ovviamente una voce dove di cui non vediamo la persona fisica, insomma è un ascolto privo del visivo. E vi chiediamo di stare attenti alla narrazione di questa voce, cosa racconta questa voce e come questa voce cattura la nostra attenzione attraverso l'espressività, il colore, il timbro. Nel caso dell'ascolto che avete sentito prima, in qualche modo abbiamo già dei climi. La successione di suoni di Harry Potter sono su un clima che già ci danno un immaginario, ci fanno già immaginare dove siamo. Stessa cosa per il radiodramma che avete sentito successivamente. Nel caso per esempio della giacca seriata, come vi ha detto Lisa, non sono presenti suoni di sottofondo né musica di sottofondo. Quindi noi già il clima ce lo dobbiamo immaginare, l'atmosfera, l'ambientazione. Il terzo ascolto che proponiamo è quello più difficile, perché è come se fosse un foglio bianco. Non ci sono suoni precisi, né ci sono voci che accompagnano una narrazione. Sono una serie di sonorizzazioni. Acqua che scorre, può essere una fonte, può essere un ruscello, foglie, vento, passi. Quindi lì devono proprio immaginare dove siamo, che cosa succede. Non c'è nessuna indicazione, quindi per loro è difficilissimo, sia da un punto di vista dell'attenzione che devono prestare a quello che ascoltano, sia ovviamente difficilissimo, perché a quel punto devono aprire l'immaginazione a qualunque suggestione e stimolo che quel suono gli sta dando. Ora vi facciamo ascoltare un prodotto finale. Lo metto nel portafoglio. Fine
della regione Lombardia. Entra in Emilia Romagna. Mi ricordo benissimo quella volta che ci sono stata. Ero piccola, ingenua. Avevo pensieri allegri, senza rimorsi, senza segreti, pieni di verità. Allora, un attimo per riprenderci. Questo è l'audiodramma realizzato da me nella seconda. Ecco, abbiamo ascoltato un pezzo, una parte di questo racconto bellissimo. Vuoi dirci, Miyuki, come è nata questa idea? Allora, l'idea è nata quando lei ci ha dato una traccia per scrivere un racconto di suspense in cui inserire i vari elementi che avevamo visto in classe. E poi bisognava scrivere un finale sorpresa che lasciasse a bocca aperta tutto. Ecco, ci sono state diverse versioni, no? E siamo partiti da un'idea iniziale che era la tua idea, e poi ci sono state diverse versioni a cui hanno lavorato anche i tuoi compagni. Vuoi un po' dirci come si è svolto questo lavoro, questa attività? Allora, abbiamo arricchito la prima stesura insieme in classe utilizzando la lavagna multimediale e poi abbiamo tolto le parti non funzionanti. Tutti comunque dicevano la propria idea e ne parlavamo su ciò che veniva fuori. Poi abbiamo corretto gli errori e tolto le ripetizioni utilizzando il vocabolario ed infine abbiamo preparato il testo per la registrazione, quindi inserendo i rumori, le musiche e indicando le pause con i punti. Noi possiamo vedere già tutti gli elementi della narrazione di suspense, perché abbiamo una scena iniziale, insomma c'è un viaggio, quindi la protagonista che parte in autostrada e poi gradualmente c'è lo spiegarsi di tutti gli eventi, il catenarsi di vari eventi che creano sempre più suspense. Quali sono questi elementi? Gli elementi sono, per esempio, nel caso del suo racconto, se prendiamo in esame il suo racconto, sono i flashback, cioè lo spostamento dei piani temporali. Nel suo racconto vediamo, voi magari avete ascoltato solo una piccola parte, però come l'ha raccontato lei, qua si riesce anche a intuire, la protagonista torna ai ricordi che ha vissuto col padre e quindi si capisce già dall'inizio che c'è un legame, quindi, no? Che quando si arriverà al finale c'è un legame anche con il passato. Questo è uno degli espedienti che nella narrativa di suspense si utilizza, cioè ritornare a un piano temporale diverso, che può essere il passato, spessissimo il passato, ma può essere anche il futuro. Poi ci sono altri ricordi, non nel racconto, ci sono momenti in cui lei stessa ritorna bambina, quindi si capisce che c'è sempre questo legame con la famiglia. Non si capisce ancora dove la narrazione ci vuole portare e questo è un altro degli elementi della narrazione di suspense, non capire mentre tu sei coinvolto dove stai arrivando, è un processo di venire. Poi gradualmente questi elementi si infittiscono, quindi si infittiscono magari i rumori, possono esserci anche altri elementi come per esempio il silenzio, che anche Chiara ha sottolineato, il silenzio, quindi queste pause prolungate, a un certo punto si infittiscono fino ad arrivare a un epilogo finale che generalmente è sorpresa. Queste diciamo che sono le caratteristiche generali, poi la mia collega Lisa De Lutri scenderà più nel dettaglio della suspense. Quello che volevo sottolineare di questa esperienza è stata proprio anche la fase di revisione, importantissima in questo laboratorio, perché è quella che ha permesso a tutti i ragazzi di partecipare. Noi abbiamo fatto la revisione dei racconti scelti, abbiamo scelto dei racconti e poi abbiamo fatto una revisione collettiva per ogni racconto. Quindi ogni ragazzo poteva intervenire liberamente. La revisione è stata fatta prima sui contenuti, cioè rendere più essenziale la narrazione, vale a dire tagliare quei pezzi che sembravano superflui, quindi tagliare le ripetizioni, tagliare le frasi superflue che non aggiungevano niente, quindi non procuravano suspense al racconto. E poi si è passati anche alle integrazioni, cioè mettere invece delle parti che potevano funzionare, quindi dare al racconto una maggiore sensazione di suspense, di attesa,
di aspettativa. Ecco, questo è stato fatto tutto dai ragazzi. Dopo alcune mie indicazioni di base generali, il lavoro è stato fatto interamente dai ragazzi. Ecco, io naturalmente, insieme ai ragazzi, ho accettato il rischio di non raggiungere un risultato che potesse essere buono, ma perché per me il processo della scrittura è un processo in divenire ed è un processo che tra l'altro consente anche ai ragazzi che hanno disturbi di apprendimento di poter veramente misurarsi con quelle che sono le proprie potenzialità espressive, quindi finalmente di liberare anche dei vissuti che sono spesso molto costretti, molto dolorosi. E infatti devo dire che il risultato ottenuto da questa revisione per me è stato anche inaspettato, perché questi racconti sono veramente molto belli, cioè contengono, oltre ad una trama secondo me molto suggestiva, anche un'emotività vibrante che spesso persino gli scrittori di professione non riescono a raggiungere. Nel caso di questo racconto, Autostrada, effettivamente è un bel racconto che potrebbe essere stato scritto anche da un autore un po' più grande, diciamo, rispetto alla sua età. Ecco, e dicevo, ritorno su questa fase di revisione perché veramente hanno partecipato tutti e dopo quindi questo lavoro di taglio per rendere essenziale la scrittura, l'integrazione con delle frasi eccetera, abbiamo fatto anche un lavoro di, naturalmente abbiamo corretto gli errori grammaticalmente, la sintassi e poi dopo alla fine c'è stato anche un lavoro di preparazione del testo e la registrazione e questo è stato fatto sempre tutto dai ragazzi. Quindi i ragazzi hanno scelto le pause, se ne è discusso, le pause sono un rallentamento dell'azione, quindi quanto noi vogliamo fermarci, dare al lettore la sensazione che ci stiamo fermando per poi proseguire con un'altra scena. Poi hanno praticamente evidenziato con colori diversi i rumori, le voci, quindi le urla, tutto quello che praticamente sono i dettagli, come ho detto prima, della narrazione di suspense. Poi a un certo punto c'è stato un lavoro, direi che è stato un lavoro anche questo molto approfondito, nel senso che hanno fatto la dopo questa preparazione del testo e la registrazione si è passata alla vera e propria registrazione e devo dire che hanno lavorato tantissimo i miei ragazzi, a gruppi, questi gruppi si sono più volte scambiati in modo che c'è stata una certa, come dire, distribuzione, no? Quindi ragazzini magari con disturbi di apprendimento insieme a ragazzini magari che potessero dare una mano a portare avanti il lavoro e lì hanno sperimentato proprio la registrazione creando anche una musica, quella che abbiamo sentito di Miyuki è proprio una colonna sonora che i ragazzi, aiutati anche dagli insegnanti di musica che oggi non è purtroppo non è potuto essere presente, in un luogo comunque hanno praticamente realizzato dopo vari tentativi, devo dire tentativi che hanno fatto a scuola ma poi anche hanno proseguito a casa perché proprio questa attività interessava molto. Quindi il testo di suspense, come insomma, si capisce anche da quanto abbiamo detto e ascoltato fino adesso, può essere inteso come un gioco fra il lettore e l'autore oppure come un gioco fra colui che vede anche un film, no, di suspense e il regista del film. È come se fosse una serie di istruzioni, quindi l'autore dice al lettore adesso devi avere paura, adesso trova una motivazione, adesso spaventati eccetera. D'altra parte il lettore in questo gioco fa finta di credere che quello che legge sia vero e accetta il meccanismo della paura, prendendone però le distanze con lo straniamento e con la consapevolezza di non essere coinvolto. Noi abbiamo avuto a che fare durante questo laboratorio con le paure dei ragazzi, che spesso sono venute fuori, no? E quindi è stato un lavoro anche un po' di mediazione fra la nostra proposta e quello, il loro modo di accoglierla. Sulla paura e le fiabe di paura c'è una letteratura enorme, si aprirebbe un capitolo che adesso non è il caso qua di risolvere o di intraprendere. Comunque sicuramente la paura piace e la paura provoca piacere, quindi come provocazione posso farmi questa domanda, cioè mi copro il viso con le mani guardando ma metaforicamente leggendo un testo, per non guardare o per guardare senza essere visto, quindi c'è un'ambiguità sulla quale noi giochiamo,
tenendo presente la loro età e la possibilità che loro hanno di accogliere, fino a che punto, no, possono accettare di avere paura. Comunque è un gioco e su questo sicuramente dobbiamo fare i conti. Possibilità di sperimentarsi col testo della suspense. Allora, le costrizioni, in che senso? Noi possiamo dare loro dei paletti, dei limiti entro i quali loro sperimentano la scrittura. Uno può essere questo, un elemento che abbiamo scelto insieme in classe, che è per esempio un telefono che squilla, compare all'inizio del testo e alla fine del testo. Lo stesso elemento. Quindi io costruisco il testo in maniera circolare, e fra questi due elementi che sono all'inizio e alla fine. In questo modo abbiamo lavorato in seconda B ed è un lavoro che abbiamo fatto a metà percorso circa, ed è interessante vedere come, sia dal punto di vista della scrittura sia dal punto di vista della manipolazione dei suoni della colonna sonora, per esempio un nostro alunno ha ideato da solo, forse con l'aiuto, chi è che fa i rumori? Sei soltanto la tua voce o c'è qualcun altro che ti ha aiutato in questa se sei sempre tu? Adesso lo vediamo. Allora, è un lavoro che è imperfetto, ma è interessante proprio perché è una sperimentazione, e su questa sperimentazione poi si può discutere, e su questo possiamo elaborare molte, molte informazioni e molti, molti miglioramenti. Lo possiamo sentire. Siamo inondati da audio, infatti da loro.
sia voci registrate, sia voci con i suoni, sia solo musiche, solo suoni, proprio perché tutto il processo di registrazione e di mixaggio e di uso degli effetti è stato fatto in classe, poi loro si sono divertiti a riprodurre il capolavoro a casa. Quindi questa dal punto di vista dell'italiano, questa dello scegliere un elemento che apre e chiude la storia è una possibilità. Un'altra possibilità è quella di scegliere un oggetto intorno al quale costruire la storia. È il caso del Duncarion, forse ci può aiutare. Abbiamo in seconda C, la scelta è stata fatta su un carion. Come siamo arrivati a scegliere questo? E abbiamo scelto un oggetto che secondo noi poteva andare bene per costruirci sopra una storia. Poi abbiamo notato qual era migliore e abbiamo scelto. Abbiamo diversamente. Abbiamo fatto un testo singolo in cui la storia ruotava intorno al carion. Abbiamo fatto un testo di gruppo, però il carion o doveva comparire o addirittura in un testo non compare. Quindi poteva comparire in qualsiasi punto, nell'incipit, nello sviluppo, nella conclusione, oppure non comparire. Altri espedienti molto velocemente sono quello di individuare un luogo come nel quale inizia la storia, per esempio dal quale parte un viaggio che poi sarà la nostra storia, che può essere una stazione, un aeroporto, un autogrill, per esempio l'autostrada. Altri tipi di costruzioni sono vedo l'inizio di una scena e costruisco il finale, oppure vedo il finale di una scena e costruisco l'inizio. Questa non è la scrittura narrativa, è una cosa che si fa. E sono tutti, diciamo, esercizi di riscaldamento per costruire poi l'audiodramma finale, che è quello che abbiamo sentito, per esempio, della seconda atto Autostrada. Questa è una costrizione di tipo narrativo, poi esiste un tipo di costrizione che è proprio spaziale dal punto di vista della scrittura. Quello che abbiamo anche sperimentato è leggere un testo che è quello di Edgar Allan Poe, che è un racconto dell'orrore che è il cuore rivelatore, e poi vedere la trasposizione che Alberto Breccia, che è un fumettista, ne ha fatto dello stesso racconto, che è con pochissime, che è questa, con pochissime, con moltissime immagini ma con pochissimo dialogo, no? Le vignette sono veramente molto poche. Allora, ho chiesto ai ragazzi di immaginarsi, per quanto riguarda l'ultima scena, che è l'ultima scena del racconto di Poe, come costruirla inserendo delle parole. Possiamo controllare l'ultima stanza? Cosa credete di trovare? Mi sembra un po' nervoso, ha qualcosa che la preoccupa? Sono tranquillissimi, andate pure e portate a termine la vostra indagine. Sembra proprio che non sia successo niente qui. Lei è sicuro di non aver visto niente? Canaglia, smettetela di fingere, sapete tutto. Sollevate il pavimento dove ancora batte il suo cuore. Questa è una versione, e che è fedele comunque al racconto di Poe. L'altra versione? Ancora poche domande e abbiamo finito. Va bene. Ha sentito dei rumori sospetti questa notte? No. Grazie. Questa è l'ultima domanda, faccia attenzione. Canaglia, smettetela di fingere. Sollevate il pavimento, sapete tutto. Dovete ancora battere il suo cuore. Quindi cioè, io costringo il testo che conosco dentro lo spazio limitato della vignetta, no? Del fumetto. E questo ci permette anche di... Abbiamo fatto come compito di trasportare il discorso diretto trasformato in discorso indiretto. E così abbiamo anche un po' lavorato su cos'è il discorso diretto. E questo è stato un pretesto con il quale siamo partiti per lavorare su discorso diretto e indiretto, o per approfondirlo, per introdurlo, insomma, è una sperimentazione che diventa interessante per loro. E poi dal discorso indiretto abbiamo scritto un piccolo testo, sì. E quindi abbiamo elaborato la stessa storia in più, su più livelli. Il passaggio da un linguaggio verbale a uno non verbale, in questo caso, è proprio uno degli obiettivi del laboratorio espressivo. E quindi l'abbiamo visto anche l'altra volta, parlando del mito, la volta scorsa, questo passaggio, questo continuo alternarsi, spostarsi da un campo all'altro, ci permette di acquisire delle competenze e di sperimentare, e secondo me di vedere anche la realtà da angolazioni diverse, che poi
poi è quello che a noi interessa che loro facciano. Per esempio, dopo, come ha detto Maurizio, del Carionda vi ha scelto una frase che ci è piaciuta del testo di una nostra compagna, che era: molto impaurito provai a respirare perché mi sentivo soffocare. E dopo aver detto in tre parti, che sono molto impaurito la prima parte, provai a respirare la seconda perché mi sentivo soffocare l'ultima, le abbiamo rappresentate in tre disegni che rappresentassero secondo noi lo stato d'animo che la persona aveva in quel momento, comunque rappresentassero ciò che voleva far capire quella parte lì, quella frase. E inoltre abbiamo anche diviso in più, dovevamo leggere in modo terrorizzato, triste e guidante. E quindi tre disegni per tre modi di vederlo. E questo qua è un pretesto per imparare a leggere con diverse intonazioni, diversi timbri. In questo disegno astratto hanno messo, come si può dire, l'energia della frase. E l'hanno usata come uno spartito. Sì. L'hanno usata come uno spartito, quindi ciascuno aveva il suo spartito con la stessa frase detta in tre modi diversi, e da lì è partita per dirle in tre modi diversi. Conclusione, cosa nel lavoro di gruppo, quel lavoro che poi porta alla scrittura, alla stesura e alla registrazione dell'audiodramma, alcune cose fondamentali sulle scelte. Io devo scegliere, come diceva Carla prima, alcune cose. Per esempio, come diceva Poe, bisogna partire dalla fine e scegliere prima di cominciare a scrivere il punto culminante della mia storia. Quindi forse ha deciso prima che una figlia inconsapevolmente uccideva suo padre. Dopodiché su questo si costruisce la storia. E posso decidere di scrivere in prima persona o in terza persona, al presente o al passato, facendo bene attenzione al fatto che se scrivo al presente il taglio è più cinematografico. Io racconto quello che vedo adesso e che vivo adesso. Se scrivo al passato prendo la distanza da quello che sto scrivendo. Su questo e su altro si lavora, quindi vedete come questo laboratorio può permettere dal punto di vista dell'italiano di sperimentare e di toccare tantissime cose che sono utilissime nella narrazione, nella scrittura. E, per esempio, il tempo della narrazione lo decido io. Se io inserisco dei dialoghi, il tempo della narrazione si ferma e quindi coincide, il tempo dei fatti narrati coincide con il tempo della narrazione. Se invece inserisco descrizioni e riflessioni, c'è una pausa al tempo del racconto che si sospende e si dilata. E loro queste cose, tutti questi elementi alla fine del laboratorio lì se ne appropriano e li usano in maniera molto consapevole. Perché anche poi dalla fase di scrittura, poi fin da subito loro iniziano ad appropriarsi della registrazione, quindi iniziano a imparare a registrare. Avete visto prima questo programma, che è un programma open source che è installato sul computer delle classi, ma che i ragazzini si installano anche sul proprio computer di casa. Voglio raccontare come accade questa operazione perché non è facilissima. Noi nella prima lezione abbiamo visto un tutorial su come installare Audacity e fare il compito dobbiamo installarlo sul nostro computer di casa. Tutti ci sono riusciti, a parte alcuni ragazzi, per esempio la mia compagna come Alessia, che invece di registrare su Audacity l'ha registrato sul telefono e l'ha mandato alle prof. Quindi i ragazzi trovano anche delle strategie, no? E poi però quando avete registrato i testi? Quando avete registrato i testi, che difficoltà avete trovato? Abbiamo trovato delle difficoltà perché erano le prime volte, molte cose non ce le ricordavamo, soprattutto come salvare, perché ci sono due modi per salvare: fare il progetto e poi lavorarci di nuovo sopra, oppure esportarlo e proseguirlo in altri computer. Quindi per capire esattamente per l'operazione che cosa abbiamo fatto fare. Nel seguente abbiamo il compito, dovevamo scrivere un testo regolativo su come installare Audacity. Vorrei raccontare un po' come avviene questa registrazione. Ci siamo divisi
le parti del racconto, quindi i vari personaggi. E siamo andati col prof, abbiamo registrato con il suo progetto. Abbiamo lavorato sul testo anche con la tecnica dei punti di interrogazione dei compagni, che praticamente quando leggiamo di solito ci dimentichiamo le pause per l'agitazione, e quindi aggiungendo più punti dopo una frase, dopo una parola, e si allungava lo spazio temporale di silenzio e si allungava la frase. E abbiamo registrato e invece le musiche le abbiamo, ognuno non voleva quella che ci sembrava più adatta, poi abbiamo stato animato comunque per la grazia di scelta. Un'altra delle prime fasi che vengono introdotte durante il laboratorio è anche l'uso degli effetti delle musiche Creative Commons, cioè libere da autore. Cosa significa? Significa che di solito i ragazzi arrivano con musiche bellissime, incredibili, scaricate dai video di YouTube. Poi intanto li costringiamo che in teoria non si possono usare, anzi non si possono usare. Allora, il primo concetto che introduciamo è che non è lecito usarli fino a 30 secondi. Questo è quello che è consentito per adesso. Tuttavia esiste un grande, enorme repertorio di musica che è accessibile, che viene concessa, e sono le musiche, così come ci sono anche le immagini, Creative Commons. Esistono dei siti che noi segnaliamo ai ragazzi, dove possono andare alla ricerca sia di effetti sonori che di colonne sonore, di brani musicali, che possono scaricare, che presentano delle, una serie diversa di icone che corrispondono a licenze differenti, per cui la cosa importante chiaramente è citare la fonte. Vuol dire cosa significa? Significa che gli autori di quelle musiche concedono il diritto a chiunque di poterle usare in maniera ovviamente diversa, chi liberamente citando la fonte, chi dà l'opportunità addirittura di rielaborarle, manipolarle come nel nostro caso, e poi via via si va fino a un numero appunto di 6 licenze, diritti commerciali e così via. Quindi aggiungiamo anche ai ragazzi di affluire di questo deposito infinito, e quindi di entrare nei meccanismi di leggere le responsabilità senza dover scaricare tutto e poi utilizzare musica o immagini che non so, sarebbe lecito. Arrivati a questo punto, mi piace ragionare insieme a voi riguardo al senso del lavoro di cui avete sentito raccontare, che è un lavoro che ha riguardato tutte le seconde, quindi le 4 sezioni, con sfumature e modalità diverse in relazione ai docenti presenti, alle loro competenze, ai loro interessi. Però abbiamo avuto in comune intanto il senso da dare a questa attività. Il primo senso è stato quello di dare ai ragazzi la possibilità di misurare se stessi, misurare le proprie potenzialità. È un qualcosa che Mario Lodi dice molto bene, dice ogni ragazzo nell'età scolare deve avere la possibilità di misurare quali sono le sue possibilità, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale, e soprattutto provare queste sue potenzialità in forma del tutto gratuita, cioè senza uno scopo immediato, senza un fine immediato, ma proprio per misurare se stesso. E questo è stato il nostro primo intento. L'altro è legato alla normativa, alle linee di indirizzo che ci vengono dalle indicazioni nazionali ultime, che sono un testo, proprio perché indicazioni sono un cantiere di lavoro dove ci vengono date tante possibilità di interpretazione, di lavoro, e quindi avete avuto un'esemplificazione molto chiara. Abbiamo riassunto
questo percorso di cui avete sentito parlare con tutte le sue declinazioni in questa slide, che va letta come un movimento elicoidale, non come un movimento verticale, in cui c'è una fase iniziale che è la fase dell'attesa, la fase della scoperta, del ripercorrere quello che già si sa per metterlo a contatto con quello che è il nuovo. C'è il momento del successivo, che è quello dell'analisi, della costruzione di un'analisi su ciò che si ascolta e ciò che si vede. Vi ricordo gli interventi che hanno fatto i ragazzi, hanno raccontato quello che hanno proprio sperimentato, per esempio sul testo, sulla composizione sonora, sullo studio dei rumori. E poi ancora la costruzione di secondo livello, che è quella dell'acquisizione di tecniche, pur nella diversità individuale, la produzione, la ricerca di un prodotto che avete visto non è un prodotto finito, ma è un prodotto in progress che potrà essere migliorato, potrà essere, come dire, cambiato a seconda delle necessità e dei desideri. Ed infine la parte della produzione, e qui c'è stato anche un momento molto importante che abbiamo condiviso tutti, che è stato poi quello della condivisione, quindi della verifica, e non solo della verifica sui ragazzi di cosa hanno fatto e hanno appreso, ma anche proprio una metacognizione del percorso fatta in classe tra ragazzi con la nostra assistenza, e anche una riflessione nostra per chiederci che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, che cosa potevamo migliorare, in che cosa siamo stati deboli, perché accade, e penso di condividere questo stato d'animo con tutti, accade che alla fine di un percorso ci si interroghi, ci si esamini e si dica: in quell'aspetto si poteva fare meglio, si poteva fare diversamente, è mancato qualcosa, oppure al contrario abbiamo dei momenti in cui abbiamo dei risultati che non ci aspettavamo. Allora, per mostrarvi come hanno condotto questa riflessione i ragazzi, vi mostro un esempio, che è un esempio perché poi nelle altre classi il percorso è stato fatto in maniera analoga. Lascio la parola a quelli che vi racconteranno come abbiamo organizzato la parte proprio di riflessione e di verifica. Questo qua è un lavoro che abbiamo svolto, come detto la prof, alla fine di tutte le lezioni. E questa prima parte, diciamo, insomma, la copertina, dove troviamo in alto a destra un gufo e la scritta suspense, che sono più o meno i simboli del lavoro che abbiamo fatto. In basso a destra ci sono i racconti prodotti dalla nostra classe, solo tre sono però completi, diciamo, perché gli altri per mancanza di tempo non sono riusciti a essere finiti. Mentre a sinistra vediamo 5 schede. Ogni scheda comprende più o meno 6 lezioni, sono i diversi step di lavoro. Questa qua è una scheda molto semplice, è divisa in 5 colonne. Nella prima, quella a sinistra, vediamo il titolo, l'individuazione del tema. Noi non sapevamo quello che stavamo facendo, diciamo. Allora, seconda colonna, cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto vari clip di film proposti dal profondo e abbiamo ascoltato degli audio racconti. Come abbiamo fatto? Abbiamo ascoltato gli audio racconti e visto. E formulare ipotesi sul lavoro che stiamo svolgendo, anche al
fai? La scena dell'arte di Hitchcock. Abbiamo ascoltato La maschera rossa di Edgar Allan Poe, La giacca stregata e Le quattro ore di Giorgio. L'inizio della scena della doccia di Zacco, e quindi questa è una prova di coraggio. La scena della doccia, per esempio, tanto si dà per scontato che la conosca, invece non la conosce mai affatto. Punto secondo, l'abbiamo interrotta, nel senso che prima che Norman Bates arrivi che dietro la tenda, alla prima ombra l'abbiamo interrotta, anzi prima ancora che arrivasse l'ombra. E loro a quel punto hanno dovuto immaginare cosa poteva succedere. E non è scontato. E non è affatto scontato che concludano quella scena così come proprio perché non la possono. E alla fine? Abbiamo ognuno singolarmente scritto un racconto, poi l'ha letto in classe e abbiamo accolto le critiche dei compagni e degli insegnanti, e dopo di ciò abbiamo, abbiamo riscritto i testi in modo che possano essere letti con le pause. Ma la scrittura è singola? È singola. Poi abbiamo fatto il senso di questo tipo di collaborazione tra discipline. Le indicazioni nazionali non parlano di aree interdisciplinari, cosa che invece era presente per esempio nelle indicazioni nazionali del 2007 ed è stata una scelta voluta dalle persone che hanno elaborato questo nuovo documento, perché si è deciso di lasciare le discipline in forma distinta proprio nelle indicazioni e dare la possibilità ai docenti, ai collegi dei docenti, di elaborare dei propri percorsi centrati appunto sulla collaborazione dal punto di vista proprio laboratoriale. Ecco che allora il laboratorio diventa non solo uno spazio fisico dove ci si incontra, si decide, si fissano dei percorsi, ma anche proprio una modalità di scelta della propria integrazione con gli altri docenti, con gli altri colleghi e con proprio l'utilizzo dei materiali, con un atteggiamento che è al tempo stesso di ricerca e di riflessione su quello che si fa. Qui io vi ho riportato una serie di parole chiave che riprendono proprio questo concetto della necessità di una collaborazione, cioè l'interdisciplinarietà delle materie, dei contenuti, e poi c'è questo richiamo alle competenze chiave di cittadinanza che sono oltre la conoscenza, oltre il sapere, e stanno proprio nel saper fare. Per esempio nella parte del laboratorio espressivo sicuramente una competenza è imparare ad imparare o ancora il comunicare nella lingua madre e nelle altre lingue. Direi che nella didattica laboratoriale poi questa possibilità di creare un ambiente di apprendimento che è non solo quello della classe ma quello fuori della classe, quindi l'ambiente di apprendimento avviene, si costruisce sia nella lezione quotidiana ma sia anche nelle occasioni che sono fuori della classe. Direi che a questo punto io posso fermarmi qui. Ecco, nel laboratorio espressivo entrano in gioco da una parte le discipline linguistiche, l'italiano che è considerato appunto disciplina
fondativa nelle indicazioni e dall'altra la collaborazione con altre due discipline che sono la musica e l'arte. Voi avete visto come tutto questo nella prassi quotidiana si esprima poi attraverso una produzione che si presenta non come lavoro isolato, ma come lavoro che da una parte ha una sua orizzontalità all'interno delle classi in cui avviene, ma dall'altra è un richiamo alle esperienze già fatte, quindi alla verticalità del curriculum, che non è semplicemente un continuare quello che si è fatto l'anno prima, ma è un riprendere, riflettere, rielaborare per aggiungere competenze nuove. Ecco, questi testi, questi audiodrammi che avete in parte ascoltato, li potete trovare nel sito che si chiama Sito Radio Ragazzi. Sì, invece scusate, come a seconda rispetto a quello che diceva Carla, che è il lavoro di tutti, proprio tutti, per esempio qualcuna delle indicazioni che è stata data ai ragazzi, non so se c'è qualcosa lì che mi sono dimenticata, era quella di fare poi un fumetto, partendo dal lavoro sul quale il relatore era fare un fumetto di suspense, sempre lavorando sul discorso diretto e indiretto e sulla costruzione dello spazio. E una nostra alunna, che è una ragazzina che ha problemi di apprendimento, ha fatto un fumetto, direi di concludere col fumetto, col suo fumetto, che io trovo bellissimo. Avevi il coltello in mano, non è vero, ti ho visto benissimo, hai ucciso la contessa rossa. Perché avrei dovuto farlo? Per rubarle la collezione di pietre preziose. Non è